Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, l'ha detto mia mamma agli inquirenti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Era lì che fumava vicino al caminetto e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro proprio in casa e non ce ne siamo accorti. Guardava la partita e non ce ne siamo accorti. Ma neanche il mio marito se n'era accorto. Di colui che aveva proprio il mostro dentro non se n'era accorto. Poveraccio, ci aveva sempre da fare, avanti e indietro con il pandino. Anche quando mi ha messa incinta per la terza volta non se n'è accorto. Io sì, è naturale. Mi sono subito venuti a noia i broccoli. E lì ho capito. Inutile buttare i soldi per il test. Lo so da me. Il broccolo è un segnale infallibile, micidiale. 5 volte che sono rimasta incinta me l'ha detto il broccolo. Di figli ne ho solo 3. Uno l'ho perso appena nato e l'altro mi è rimasto nella pancia. 7 mesi e non è più uscito. Sono morta prima. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. L'ha detto pure mia sorella. Non ci andava d'accordo con il mio marito, non si sono piaciuti mai. Questione di carattere o dei segni zodiacali. Lei è una scorpione, reagisce. Una volta che mio marito l'ha strattonata ha cominciato a strillare come un'aquila. Ma che ti strilli? Ti vuoi far sentire da tutti i vicini? E che vuoi che sia uno spintone? E io, allora, quando mi ha tirato la sedia in testa, che avrei dovuto dire? Sono sfoghi così, dal momento. Si sa, gli uomini hanno queste punte di carattere. Hai visto come sono fatti, anche fisicamente. Sono un fascio di nervi, ma deboli di stomaco. La sedia è volata perché non avevo tolto la cipolla dal sugo. Ci aveva ragione lui. Non la digerisce e poi sta male. Comunque ha funzionato, perché dopo la botta che ho preso la cipolla non l'ho più messa da nessuna parte. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, ma nessuno proprio se n'era accorto, neanche il brigadiere. Ma visto il mio discorso in fila alle poste con la faccia viola di pugni e mi ha detto: che ti sei fatta, Teresa? Io per non creare problemi e chiacchiere ho detto che ero caduta dalle scale della cantinetta e lui mi ha guardato e ha sorriso. Poi, come un papà buono, mi ha consigliato di fare la pace con mio marito e di essere più tranquilla, di non farlo arrabbiare. Io ci ho provato a non farlo arrabbiare, ma lui si era incaponito a portare questa donna in casa. Una situazione momentanea, ha detto, ma lei si è presa subito la stanza della nostra figlia più grande e si faceva portare il caffè a letto dal piccolo. Io, per carità, mi facevo i fatti miei, eppure la biancheria le stiravo alla tipa, così, per farlo contento, per tenerlo buono. Ma lui era sempre su di giri. La notte si alzava, girava per la casa, sbatteva le porte, andava da quella e poi dopo un po' tornava a letto e fumava. E io zitta, guardavo la luce della luna e speravo che passasse. Una sera mi ha preso da dietro, convinto che dormivo. Ho fatto fare, anche se non mi piaceva. Non volevo svegliare tutta la casa. A volte si fa prima non dire niente, meglio non reagire. E tutto passa, si sa, a un certo punto l'uomo si acqueta, è natura. Ma la mattina dopo, quando pulivo i broccoli, ho capito. Era successo di nuovo. Lui non voleva altri figli da me. E ci aveva ragione. Dove lo mettevamo un altro ragazzino? E adesso c'era pure questa signora in casa. È chiaro, c'era meno spazio. Insomma, questa sua amica, in difficoltà, che doveva rimanere poco, ma aveva già occupato l'armadio nel tinello, era sempre lì e girava in sottoveste davanti ai vicini. E non ce ne si... e la casa era quel che era, avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Al 7° mese ormai la pancia si vedeva tanto che gliel'ho dovuto dire, ma sembrava tranquillo. Siamo andati in gita tutti e 3, una scampagnata con la signora e i panini, e lui ha preso una latta di benzina dal garage. Perché prendi la benzina, papà? Che la macchina va a diesel. Fatti fatti tuoi, gli ha detto, ma senza menarlo, di buon umore. Non era un mostro,
se no mi bruciava viva subito. Invece, per fortuna, mi ha dato una vangata in testa che mi ha stordita forte e quando mi ha dato fuoco non ho sentito quasi niente. Lo vedi? Non avevamo un mostro in casa. Ci pensava a me. Anche alla fine. Se no non mi travortiva prima con la vangata. Senza sarebbe stato peggio. Avrei sofferto molto di più. È stato un pensiero per me. Lo vedi, mamma? Non avevamo un mostro in casa. Era solo un po' nervoso di temperamento. Il bambino lo avrei chiamato Vito, come suo nonno.